Ok, ragazzi, ho visto che il modello breve storia di funziona molto e quindi oggi voglio parlarvi di un'altra breve storia. Una breve storia che riguarda molto più da vicino un po' tutti quanti noi, la breve storia dei diritti del lavoratore. Perché oggi si iniziano a vedere i primi devastanti segni delle scelte scellerate prese durante il Covid-2019, i primi segni della crisi, insomma. E la storia ci insegna che nei momenti di crisi ogni occasione è buona per spuntare qualche diritto al lavoratore, quando invece nei momenti di crisi è importante più che mai il garantismo. Quindi immergiamoci in questa breve storia dei diritti del lavoratore. Tu iscriviti al canale e se ti va di supportare il progetto, lascia un bel mi piace. I fronti di questa guerra sono ben determinati, parliamo di salario, di orario lavorativo, di garanzie più in generale che deve avere uno specifico lavoratore su uno specifico posto di lavoro. Tutto inizia con l'invenzione della macchina a vapore e con la rivoluzione industriale. Gli operai vengono sottratti alle campagne e posti a lavorare in fabbrica e all'epoca era chiaro che un operaio in una fabbrica dovesse essere trattato alla stregua delle condizioni di vita molto anguste dei contadini. Quindi prestazione lavorativa intesa dall'alba al tramonto, salario di sussistenza, ti do quel che ti basta per non morire di fame, e le garanzie non si sapeva neanche cosa fossero. È naturale che se oggi mi serve a lavorare ti chiamo e se domani non mi servi non ti chiamo. È naturale che se ti ammali e non vieni a lavorare io la giornata lavorativa non te la pago. È una prassi talmente radicata e talmente considerata naturale questa che gli operai capiscono che le garanzie devono procurarsele da soli. Non c'era il sindacato, non c'era uno stato ben burocratizzato al punto tale da poter permettere al capitalista di prendersi le sue responsabilità e di offrire all'operaio i suoi diritti inalienabili, quindi nascono le prime trade union in Inghilterra, che potremmo tradurre in italiano con società di mutuo soccorso, le prime cooperative, insomma. Cedo alla cooperativa una minima parte del mio salario in maniera tale che se mi ammalo un giorno non posso andare a lavorare, la cooperativa mi corrisponde il mio salario. Queste forme sono così importanti perché all'epoca, ripeto, era abbastanza chiaro che se gli operai non si preoccupavano da soli a loro, nessuno si sarebbe preso le sue responsabilità. Se uno ci pensa, questa legge della giungla è anche abbastanza naturale. Io pago per avere un servizio, nel mio caso capitalista, di inizio della rivoluzione industriale, per averti dall'alba al tramonto vicino a un macchinario. Se io questo servizio non lo posso avere, ma non è mica un problema mio. E dalla sponda degli operai nessuno si sarebbe sognato di chiedere al padrone di giustificare i suoi redditi, perché era la natura. Questo almeno fino a un bel giorno, perché un bel giorno nasce il comunismo, una corrente economica e filosofica che spiega come la storia sia la storia dei rapporti di produzione. Il grande archetipo di questa mentalità chiaramente è la dialettica servo-padrone di Hegel, ma Marx, padre del comunismo e autore appunto del manifesto del Partito Comunista, spiega come il capitalismo abbia fatto in modo di mantenere la sua egemonia. E come l'ha fatto? L'ha fatto grazie alle sovrastrutture. Abbiamo detto che la storia dell'umanità è la storia dei rapporti di produzione. Il capitalismo, per mantenere salda la sua egemonia, ha creato delle sovrastrutture, come la religione, la morale, il tutto per giustificare lo sfruttamento dell'uomo su un altro uomo. In più, il lavoro in fabbrica aliena in diversi modi l'operaio. L'esempio più stupido che faccio è che se tu sei un artigiano e fabbrichi una sedia, quella sedia puoi dire l'ho fatta io. Ma se tu sei in una catena di montaggio e tutto il giorno batti un chiodo su quella determinato incavo di quella determinata sedia, tu alla fine non puoi dire quella sedia l'ho fatta io. Ma da dove nasce questa egemonia del capitalismo? Questa egemonia del capitalismo nasce dal fatto che una classe detiene i mezzi di produzione. E perché detiene questi mezzi di produzione? Perché in passato detiene le terre. Ricordiamoci che prima della rivoluzione industriale la risorsa più importante era il terreno. Ma il terreno non si può possedere, tu non puoi possedere il terreno, non si può essere padroni della terra, così come non si può essere padroni del lavoro altrui. Noi oggi moderni diciamo la prestazione lavorativa, il lavoro si presta. In realtà il capitalismo ha fatto in modo che questa mentalità di
possedere la terra e di possedere il lavoro altrui sia un qualcosa di naturale. Abbiamo detto fino ad ora che è un qualcosa di naturale. Per sovvertire questa situazione, i proletari di tutto il mondo devono unirsi e ricordiamo che per Marx era inevitabile la rivoluzione del proletariato perché per lui la storia ha una direzione che va in questo modo. Se prima esistevano gli schiavi, adesso non ci sono più gli schiavi, se prima esistevano i servi della greba che non erano schiavi di fatto, ma erano sempre in condizioni di schiavitù, oggi esiste il proletariato che non è in condizioni di schiavitù e pian piano si andrà, per Marx, sempre più a, diciamo, a livellare. La storia non è andata così, purtroppo. Possiamo dire oggi che l'utopia comunista non si è realizzata, però certamente ha dato il suo grande impulso alla storia. Gli stati, anche per altri motivi, iniziavano sempre a essere più burocratizzati e si inizia a dire ai capitalisti: guardate che dovete prendervi le vostre responsabilità. Attenzione, non è che cade da cielo, eh. L'Ottocento, soprattutto la fine dell'Ottocento, sono stati anni di sanguinose battaglie tra i compagni e la polizia che era pro-capitalista, però un qualcosa iniziava a cambiare. Si inizia a parlare di riduzione degli orari di lavoro, di salari non più di sussistenza, le situazioni mutualistiche, se uno va malo, vengono pagate con casse a cui contribuiscono anche e soprattutto i capitalisti. Insomma, qualcosa inizia a muoversi. Ripeto, non è che cade da cielo, non grazie a nessuno, ma grazie agli operai. Ad ogni modo, in Europa occidentale il riformismo sembra prendere il sopravvento sul rivoluzionarismo. Gli operai, a botta di scioperi e di occupazione, inizieranno a strappare i loro diritti. La profezia di Marx, però, prende la sua miglior forma in Russia, dove con la rivoluzione d'ottobre effettivamente il Partito Comunista prende il potere ed effettivamente si instaura una dittatura del Partito Comunista. Lungo il biennio rosso, anche in Europa occidentale si proverà a prendere questa via del rivoluzionarismo e non del riformismo, solo che non porterà gli stessi risultati che ha portato in Russia. In Italia, ad esempio, l'esempio classico è che questo biennio rosso ha portato all'ascesa al potere di Mussolini, e sappiamo tutti come è andato a finire poi. E in più, lungo la prima metà del Novecento, l'Europa affronta il suo periodo più difficile, affronta due guerre, una più devastante dell'altra, e si ci trova in totale povertà. Tutti questi danni, però, lungo la seconda metà del Novecento iniziano a risolversi. Facciamo l'esempio dell'Italia: grazie ai poli del triangolo industriale, Torino, Genova e Milano, inizia a esserci il miracolo economico, il boom economico, la produzione inizia a crescere da un lato, dall'altro però il divario tra nord e sud continua ad allargarsi. Tuttavia, anni di scioperi nelle piazze avevano portato il loro porco risultato, insomma. Se agli inizi della rivoluzione industriale era naturale che io, se oggi mi servi, devo andare a lavorare, se domani non mi servi, te ne vai a casa, che io, se ti ammali e non vieni a lavorare, non ti pago, iniziava a essere naturale che se oggi vieni a lavorare con me, domani non posso lasciarti in mezzo alla strada, che se ti ammali non posso licenziarti, che in generale non posso licenziarti senza un valido motivo, e in generale che la giornata è di 8 ore, punto. Ripeto, questi risultati sono stati raggiunti col sangue e col sudore dei compagni malmenati nelle piazze. Non, nessuno ha regalato mai niente alla classe operaia. Però erano obiettivi che sembravano raggiunti, erano diritti che sembravano acquisiti. La classe dei padroni sentiva il dovere di dover giustificare il suo reddito. Si inizia a parlare di meritocrazia, quindi si inizia a dire: guarda, io se ho tanto reddito non ho perché detengo i mezzi di produzione, ma ce l'ho perché me lo sono meritato. Oppure, ok, sì, ridistribuiamo la ricchezza, ma prima di redistribuirla dobbiamo produrla. Chiaramente sono schematizzazioni, ma la demagogia politica spesso e volentieri dice questo. E niente, raga, ognuno fa le sue conclusioni, ecco. Mentre in Europa occidentale il mito della democrazia andava sempre più rafforzandosi, in Europa dell'Est il comunismo iniziava a mostrare il suo lato peggiore. Quando nel 1989 è caduto il muro di Berlino, la gente fuggiva dal comunismo verso il capitalismo e non il contrario, ecco. Negli anni dopo la caduta del muro di Berlino, lo Stato ha ben pensato di decentrare sempre di più la sua attività, con privatizzazioni, liberalizzazioni e compagnia. Il problema è che sulla scia delle privatizzazioni si è andato a privatizzare anche dei servizi sempre più fondamentali, come trasporti, infrastrutture, sanità, scuola. E il controllo su queste società private, se da un lato rispettino veramente i diritti del lavoratore e dal lato offrano veramente alle famiglie e al cittadino il servizio per il quale il cittadino paga le tasse, sono sempre più blandi, sempre più corrotti, sempre più fatti all'acqua di rose. Siamo in Italia, ragazzacci.
ricevevano. Di conseguenza i lavoratori statali diventano sempre meno e si inizia a formare il fatto che il lavoratore statale sia un privilegiato, perché solo lui ha determinate garanzie che non vengono date ai lavoratori privati. Insomma, ragazzi, l'errore è questo. Uno pensa bisogna dare meno garanzie agli statali che non fanno un cazzo, invece di pensare bisogna dare ai privati le stesse garanzie degli statali. Ripeto, siamo in Italia, non so quante volte lo ripeterò fino alla fine di questo video. Chiaramente stiamo parlando degli ultimi decenni ed è normale che mi triggerò e che quindi mi incazzo. Col nuovo millennio inizieranno a nascere delle forme di lavoro sempre più vicine al caporalato, quindi contratti co-co-co, contratti a progetto, l'orario deve essere sempre più flessibile, le mansioni devono essere sempre più flessibili, insomma tutte quelle famose garanzie prese con il sangue dei compagni iniziano a smantellarsi pian piano. E ad aumentare questa prospettiva arrivano le crisi del 2008 e del 2011. Per risollevarci è chiaro che ognuno debba essere imprenditore di se stesso. E con il Jobs Act del governo Renzi, ricordiamo governo formalmente di sinistra, queste garanzie vengono smantellate ancora di più. Dunque, cosa occorre chiederci oggi? C'era una volta il sindacato e la lotta proletaria e grazie a queste cose il capitalista di inizio rivoluzione industriale ha iniziato a prendersi le sue belle responsabilità. Nell'ultimo periodo, in nome della produzione e in nome di ok, ridistribuiamo la ricchezza, ma se non la produciamo come la ridistribuiamo, li ha iniziati a deresponsabilizzare sempre di più in nome della produzione, appunto. Ora che però non c'è più il sindacato, ora che però non si crede più nella lotta proletaria, chi impedisce a un capitalista domani mattina di alzarsi e dire guarda, la giornata lavorativa non è più di 8 ore ma è di 10, 12, quel che sia, guarda, se ti ammali non è detto che ti riassumo, guarda, se oggi ti voglio assumere ma domani non mi servi, ciao, anche senza motivo? Chi glielo impedirà? Questa è la vera domanda, ragazzacci. Uno può pensare, vabbè, questa è una realtà lontana. Non lo è, scommetto che almeno in una delle tre frasi che ho detto sopra avrei visto il tuo padrone. Sì, ho utilizzato deliberatamente il termine padrone. Come si risolve sta cosa? Se lo sapete fatemi una telefonata, io non lo so, in qualche altro video sicuramente proporrò qualche prospettiva, ma la verità è che non lo so. E insomma, fatemi sapere la vostra nei commenti, naturalmente. Io spero che questo video ti sia piaciuto. Sì, questo format breve storia sembra che stia funzionando, sembra. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzacci!